Sul bilancio del comune di Atrivalda, o meglio sulla gestione della situazione finanziaria del bilancio, come gruppo consiliare noi a Atrivalda avevamo già mosso in consiglio comunale, in verità in più occasioni, alcune perplessità, chiedendo formalmente al sindaco, che è anche delegato al bilancio, o meglio che ha tenuto per sé la delega, di conferirla a qualche altro consigliere perché purtroppo la situazione finanziaria nel comune di Atrivalda non è assolutamente positiva per problemi di ordine anche strutturale. E allora vuol dire che c'è necessità di seguire i conti, diciamo così in maniera semplice, con cadenza addirittura quotidiana. Invece, che cosa ha fatto questa amministrazione che si è presentata in campagna elettorale come l'amministrazione rivoluzionaria della discontinuità rispetto al passato? Ha adottato il più vecchio e il più standardizzato dei piani di risanamento, che ruotano fondamentalmente intorno al perno che è rappresentato dalla vendita del centro servizi. Si è chiusa la seconda asta, è andata anch'essa deserta proprio rispetto al centro servizi. Vero è che almeno queste sono le voci che si sentono in città piuttosto copiose, insistenti e anche univoche. C'è un acquirente, un'impresa, un'azienda interessata a questo centro servizi, ma evidentemente il problema riguarda la valutazione che il comune ha fatto ancora una volta, che è quella fatta già dal 2010 in poi, che non tiene conto della crisi ulteriore del mercato immobiliare e purtroppo non tiene nemmeno conto del degrado che anno per anno questa struttura subisce. Nel momento in cui il centro servizi non è stato alienato, nel momento in cui il mercatino rionale non è stato alienato, nel momento in cui i box artigianali di Via San Lorenzo non sono stati alienati, e queste alienazioni erano state previste già nel 2019, è evidente che quando a marzo, aprile, quello che sarà in base alle proroghe che fisiologicamente in Italia vengono date, ci sarà l'approvazione del consuntivo 2019, tutti questi problemi di cattiva gestione del bilancio verranno ovviamente alla luce e a galla. Ora, il punto è anche un altro, che il bilancio previsionale del 2019 e purtroppo anche in questo caso il gruppo Noi Atripalda ha denunciato più volte in Consiglio Comunale previsioni astrose, per non dire sballate, questo bilancio risente anche di altre voci che in sede di consuntivo saranno ampiamente smentite. Mi riferisco per esempio al famoso autovelox. Noi abbiamo rispetto all'autovelox, questi sono i dati ufficiali rilasciati dalla Casa Comunale, una previsione per il 2019 di 3 milioni e 800 mila. L'accertato è stato già di 800 mila euro in meno, cioè siamo poco più sui 3 milioni. Il problema è che l'incassato al 7 gennaio del 2020 è pari a 1.200.000. Ora è chiaro che dal 7 gennaio ad oggi, a metà febbraio, ci potrà essere ovviamente il pagamento di sanzioni accertate e notificate qualche periodo fa, però evidentemente parliamo dell'ordine di 100, voglio essere ottimista, anche di 200.000 euro, ma c'è una differenza tra quello che è stato previsto a bilancio per arrivare al pareggio di bilancio e quello che è stato effettivamente incassato di oltre 2 milioni di euro. Ma purtroppo le note dolenti non finiscono qui sulle previsioni sballate del bilancio previsionale 2019, perché anche rispetto alle altre sanzioni, quindi violazioni dei regolamenti comunali, ordinanze sindacali e anche codice della strada, ci riferiamo alle multe che vengono elevate nel centro urbano per capirci, e qui poi viene una domanda, insomma, sappiamo bene quale sia la presenza e la pessima organizzazione del comando di polizia municipale, per cui questi numeri sarebbero stati difficili da raggiungere. Ebbene, rispetto a una previsione assestata di 1.200.000, assestata significa che è già stato oggetto di diminuzione nel corso del 2019, l'incassato è di 236.000 euro. Insomma, anche qui
c'è da risanare in sede di rendiconto un altro bel buco. Ora è evidente che non so se questo porterà o meno a un predissesto, è sicuramente più che possibile, molto dipenderà in verità anche dall'atteggiamento che vorrà avere il revisore dei conti rispetto a questo tipo di, a questi tipi di numeri. Però c'è un dato sicuramente che purtroppo noi vogliamo assolutamente scongiurare che si metta mano ulteriormente ai tributi, perché qui diciamocelo con molta franchezza, e questa cosa potrebbe preoccupare fortemente il commercio ad Atrivalda, oramai già piegato. Il problema vero è che si potrebbe avere un aumento dell'IMU. Oggi siamo praticamente all'8, potremmo arrivare al 10,6 l'aliquota massima, e quindi facendo un po' di calcoli quello garantirebbe un gettito abbastanza importante, secondo me non in grado assolutamente di compensare le previsioni sballate, però sicuramente potrebbe aiutare fortemente agli occhi soprattutto della Corte dei Conti la situazione finanziaria del comune di Atrivalda. Però sarebbe per il commercio atripaldese un'ulteriore batosta sicuramente insopportabile e insuperabile. A ciò si aggiunga che oggi i servizi a domanda individuale, mi riferisco soprattutto alla mensa scolastica, il servizio dei trasporti, la percentuale di copertura di questi servizi è pari a poco più del 50%. La Corte dei Conti in tempi normali, in tempi di pace, non ti chiede di coprire ovviamente al 100%, ma in caso di necessità di risanamento del bilancio e alla luce del fallimento totale del piano di alienazione, almeno per il 2019, è evidente che il rischio di un aumento dei servizi a domanda individuale possa essere piuttosto reale, e questo significherebbe che la mensa scolastica aumenterebbe notevolmente, come aumenterebbe notevolmente il trasporto scolastico. E sinceramente, rispetto a questo, anche qui va considerato che le famiglie hanno una situazione finanziaria non sicuramente generalmente, mediamente positiva, per cui bisognerà fare molto, molta attenzione a questo atteggiamento da parte dell'amministrazione.